Corradini Monti. Vediamo perché il primo pallino sembrerebbe di Monti, e così è. Prima bocciata di Alex Monti. Alex va giù subito con un carico da 10, e sono 10 infatti i punti che realizza. 10-0 per Alex Monti. Il vincitore di questa gara nazionale si qualifica di diritto ai campionati nazionali Master 2020. Momento di valutazione da parte di Corradini. Alex c'ha la biglia di svantaggio, va con un po' di spinta a scalzare la bianca per toglierci dai guai, possibilmente guai che potrebbero essere un 10 di colore. Corradini sponda laterale per andare in mezzo tra biglia e pallino, si ferma di fianco al pallino, Monti si appoggia lì per limitare il più possibile i danni. Finale trofeo del bene, Corradini, Monti. Siamo alle battute iniziali. Non bene e lascia il punto a Monti. Anzi, ben due biglie, quindi 14-0 di nuovo all'acchito Alex Monti. Ne fa altri 8 e quindi si porta 22-0 nei confronti di Corradini. Pallino agganciato a sponda ma attaccabile alla biglia di calcio, e Corradini non se lo fa dire due volte. Questa mi sembra scarsa. Fa sì il punto ma mette la sua in posizione d'attacco. Potrebbe essere attaccata con uno stacco più che per una bocciata a braccio di slancio, infatti attacca di striscio e lo fa bene, ne fa due, un belino soltanto, ma la bocciata era soprattutto ben dosata per la forza. Corradini va lì allora, ci pensa un attimo, poi andrà probabilmente di spinta appena appena sulla bianca. Così è, bel cambio palla, bella giocata di Monti. Corradini attacca la rossa e lo fa altrettanto bene. Ultima biglia per Alex Monti.
a posizionarsi nella posizione giusta, attaccata a sponda, quindi rischioso attaccare la biglia, ma ripeto, siamo di fronte a due giocatori che possono fare grandi giocate sconosciute noi umani. Anche in questo caso il biliardo non lo aiuta, anzi lo penalizza un po', cade verso destra dall'inquadratura e ritorna alla bocciata Alex Monti con il punteggio di 26 a 0 per lui. Questo ne fa sempre tanti, ma oggi questa partita mi sembra partito, scusate il gioco di parole, con un ritmo molto alto. Altri 8, 34 a 0 per lui nei confronti di Corradini. Attacca la biglia Corradini, scarso, ci è andato sotto poco, come si suol dire, quindi non ha ottenuto brilli se non il fatto di aver portato la rossa lontana da pallino. Monti attaccherà il pallino per portarlo dove c'è la sua rossa, anche lui scarso, cioè prende il pallino in modo scarso, non scarso lui come giocatore, ci mancherebbe, e porta giù il gioco. Ha un vantaggio consistente, 34 a 0, ha un avversario che non ha bisogno di presentazioni, quindi ha sbagliato qualche biglia all'inizio Corradini e quindi adesso deve ritrovare la sua millimetrica precisione, altrimenti l'altro ha un potenziale imbocciata che veramente importante. Se tocca pallino rischia, non tocca nulla, fa una bella giocata, rischiosa ma bella, ben fatta. Corradini adesso ha la terza biglia, sempre biglia di vantaggio perché non ha ancora conquistato il diritto alla bocciata in questa partita. Effetto a tre sponde per portare pallino là dove c'è la sua bianca e invece lo porta là dove c'è l'altra rossa. Perde la biglia di vantaggio anche in questo caso. Adesso attacca da sotto perché probabilmente c'era, se andava sotto c'era la possibilità di fare dei punti colpendo la rossa, il pallino sarebbe schizzato a Castello, invece non ha sbagliato il tiro e quindi adesso probabilmente, no, senza probabilmente, prova a farne 10. Non avevo visto quella biglia lì lontana. Sei sicuri? 6, 40 a 0. Boccia Alex Monti. Calato un po' la media, ma era partito di un ritmo. Sono 2, 42 a 0, a metà partita, a metà stecca praticamente. Il Monti praticamente parte adesso Corradini. Primi tre punti di calcio sulla biglia rossa dell'avversario. Monti va dietro a pallino. Che poi in realtà non è proprio dietro. Anche Corradini va in zona ma non stringe. Monti adesso avrà gioco facile. Andare sulla bianca, magari senza toccare pallino e scivolare dietro con due biglie. Probabile che Corradini faccia fare l'angolo al pallino.
per andare a fare il punto con quella che ha a metà biliardo, poco più. Così infatti è successo. Monti, ripeto, ha un vantaggio importantissimo, 42-3 in questa finale del Trofeo del Bene 2019. Attacca pallino con una gran bella giocata, bravo Alex, giocata a calcio alla rovescio, veramente ben eseguito. Quindi 8 per lui e 2 per Corradini, e che dà un punteggio di 55 per Alex Monti. Corradini è la bocciata. Rimpallo, nulla di fatto per Corradini. Monti va da sotto, partita che è partita, che dicevo, è all'inizio, chiunque avesse detto una cosa del genere avrebbe preso il pazzo. Questa è una gran biglia di Corradini, veramente. E invece adesso la situazione è questa: 50 per Alex Monti, 5 per Corradini. Questa finale Trofeo del Bene. Monti va di spinta, largo il punto, ma punto fatto, ha la biglia di vantaggio in questa mano. Corradini di nuovo defetto. Da sotto. Punto comunque largo, due sponde interne ad agganciare il pallino sotto probabilmente, o due sponde esterne, no, di Brock ne ho dette due, non ho preso neppure una. Di Brock però ben eseguito, punto largo, ma come detto sempre, punto fatto, ne ha una di vantaggio. Se adesso Corradini va in mezzo, poi non sarà semplice prendere il punto per Alex Monti. Due sponde interne, misura giusta, dipende dalla forza, si apre un po', quindi c'è spazio anche per lui per infilarsi lì, anche se non è semplice, basta stringere un po' di più. Da star qui dove sono io è semplice, perché a parole, ma lui lo fa anche nei fatti, e si porta 52-5, va la bocciata Alex Monti. Signori miei, questa è una marcia trionfale, direi. Perché 12, 10, 8, 2, 10, 62-5 per Monti. Corradini adesso reagisce da campione, ne fa 11, 62-16. Si è infilato e tra l'altro, stando scarso, anche impedisce, per dire, il tiro, deve per forza andarci di prima per tentare il realizzo, perché il tiro da sotto non darebbe risultati. Il tiro è ben eseguito, ma non porta birilli e porta il gioco in alto. Finale del Trofeo del Bene. Monti, Corradini. Monti spinge pallino
a sponda, si stacca leggermente appena appena, biglia rossa vicino alla sponda lunga ma attaccabile, Corradino attacca, non ottiene punti e la sua va pericolosamente vicino alla buca. Adesso Monti cercherà di andare lì, magari senza spingere quella bianca in buca, perché così tocca la bianca, va dietro al pallino, esatto. Monti gioca bene oggi, non solo oggi, ma in particolare prima con Leonardi ha giocato una gran partita, poi con Destino, un Destino che nella seconda parte di partita ho visto un po' contratto. Non fa il punto, lascia di nuovo la bocciata ad Alex Monti, 64-16. Se qualcuno all'inizio di questa partita avesse detto una cosa del genere lo prendevano per matto. È la prima volta che va a vuoto. Monti 64-16. Monti va dietro a pallino, Corradini spinge via la rossa, adesso bisogna andare tra la biglia bianca di sinistra dall'inquadratura e il pallino, magari con un pizzico di forza spingere il pallino verso l'altra rossa, perché è tutto così stretto. Potrebbe stare anche questa, è una giocata fortunata di Monti, però ha ottenuto il massimo. Il rischio del colore c'è, deve spingere il pallino verso destra dall'inquadratura se vuole evitare problemi o fermarsi lì. Vediamo Corradini che cosa. Qui non serve un solo miracolo per addrizzare la partita, ma almeno un paio. Certo, Corradini è perfettamente in grado di farlo. Una volta va di conserva e fa una biglia. 18-64 per Monti. Vince questa gara, va agli italiani master di diritto, quindi insomma siamo appena un quinto della stagione, quarto, e avere già il biglietto per i nazionali vuol dire tanto. Quindi Corradini intanto reagisce, 26-64. Prende il primo pallino, poi la prende pari, non ottiene nessun tipo di birilli, zero, quindi Alex Monti va da due ritagliate da risalire per mettersi sotto a pallino, magari non proprio infilato, che
sì, secondo me siamo molto vicini a quello che ho detto, ma non l'effetto Corradini. Paglia, ultima biglia per Corradini, poi due in mano a Monti. La ricerca della biglia perduta ce l'aveva in mano l'ex Monti. Adesso dovrebbe tirare da sotto, da questa parte destra, senza una forza eccessiva, o pallo a pallino, portare su tutto, o uno dei due pezzi, che invece no. Vedo le sponde esterne della parte opposta per cavare via la bianca, non lo fa, porta giù il pallino, il punto è bianco, ma adesso c'è un punto di 2 metri e quindi va la bocciata 66 a 26, quindi siamo con 40 punti di vantaggio per Alex Monti, ma quello che più conta è... quello che più conta, dicevo, è che mancano 14 punti a chiudere la partita. Ne fa 4 e si porta a 70. 70 a 26. Calcio di Corradini a pallino, ma porta soltanto il pallino appena sotto la riga di mezzeria. Monti va dall'altra parte con l'intento di non fare bersaglio, scelta intelligente. Corradini cava via la biglia bianca, la biglia rossa, scusate, ha intenzioni bellicose, chiaro che è tanto vantaggio che deve giocare qualcosa, lo deve azzardare Corradini, perché questa è pericolosissima, se va avanti ancora un po' si ferma sopra Castello, questa è una biglia sbagliata completamente, tirata anche in fretta. È la prima, il primo errore importante di Monti in questa partita. Corradini va di calcio, deve fare dei realizzi perché deve, ne fa solo 3. E poi c'è da vedere che il punto è bianco, 29-70. Punti di vantaggio per Alex Monti, ma rimangono sempre i 40 rispetto a prima, ma Monti adesso è a 10 punti dalla meta. Ultima biglia di Corradini, ne può fare 4, si accontenta di tentare di fare il punto, dovrebbe, se lecca troppo presto la sponda, però ok, fatto. 31, ci vuole bersaglio grosso per cominciare a continuare a sperare di mettere pressione all'avversario. La biglia di Monti si mette di fianco a pallino, trofeo del bene finale Corradini Monti, punteggio parziale 70 a 31 per Alex Monti.
abbondante, di nuovo monte due sponde interne, probabilmente a risalire sotto il pallino. Vediamo. Un po' scarsa, se la forza è abbondante non fa il punto e perde la biglia di vantaggio. Di nuovo. Questa è più stretta e dovrebbe andare sotto a pallino, anche se non proprio come probabilmente voleva lui. Sotto di spinta ne cava una ed è pronta da guardare il punto. Deve mettere un gran punto per poter sperare di bocciare. Se lo prende, non solo fa il punto, ma ci stanno anche tanti birilli, quantomeno due, se non addirittura tre, però non si sa da che parte poi tirarci, probabilmente tenterà l'effetto per fare solo esclusivamente il punto. No, ha dato l'effetto per colpire la biglia, non fa punti e fa un punto bianco. Gran bel tiro di Corradini, 33-70 per Monti alla bocciata Corradini. Vuoto un'altra volta, sembra avere le polveri bagnate nella bocciata. Certo, avesse fatto quattro bocciate, credo sì, volevano quattro pieni per stare al passo di questo signore che ha tirato adesso oggi in grande spolvero, con cellulare a gogo, con una suoneria che sembra la sera dei pompieri. Allora, Corradini stringe il più che può e forse, non forse, fa un bel punto. Alex Monti di due sponde interne, va facile, gioca semplice, ma gioca bene, gioca preciso abbastanza, ha fatto un errore o due clamorosi, ma anche Corradini gioca semplice, spinge il pallino là dove c'è la sua bianca, ha la piglia di svantaggio in questa mano, quindi di brocca andare là dove c'è il pallino. Piccolo rimpallo, ma tra l'altro adesso c'ha tutte le rosse nei paraggi del pallino, che considerato che ne ha 70, insomma, Corradini non è che possa fare chissà quale evoluzione. Deve andare lì, non è semplice prendere il punto, ma soprattutto deve andare lì per evitare che l'altro chiuda con un 10 di colore.
stringe di nuovo come prima. Se tocca la bianca bene, se no. Sembra che abbia toccato la bianca, quel tanto che basta. È un film, ma di due sponde, se prende quella rossa lì più in alto, scarazza su quell'altra, ne può fare veramente 10. Se ci va con la spinta giusta e la prende dalla parte giusta, ne fa tanti davvero, eh? Bravissimo. Vince Alex Monti il trofeo del bene 2019.